notizia è di quelle che farà discutere. Ultra Music Festival lascia Miami a partire dal prossimo anno. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Abbiamo parlato qualche settimana fa dell'edizione 2019 di Ultra Music Festival e di tutti i disastri che sono successi, anche un po' di sfortuna, insomma, con tutto quello che è capitato con la prima edizione a Virginia Bay. E allo stesso modo di come la Miami Winter Music Conference risenta di un calo particolarmente vistoso negli ultimi anni. Ecco quindi che arriva molto recentemente, riportata anche da DJ Mag, la notizia che Ultra Music Festival abbandona la città di Miami a partire dal 2020. Nel comunicato della società che detiene il marchio Ultra Music Festival emergono un po' tutte quelle che sono state le difficoltà dell'edizione appena passata, che, per usare le loro parole, non è stata all'altezza delle aspettative e di tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti. La prima edizione dell'Ultra Music Festival è del 1999. Negli anni il festival è diventato veramente un gigante, un appuntamento fondamentale dell'anno. Ed ha incarnato un po' anche l'ascesa dei grandi festival dell'era EDM. Questa ascesa che, se non è finita, diciamo quantomeno ha una battuta di arresto. E quindi la notizia dello spostamento di Ultra Music Festival si inserisce in un quadro con tanti punti interrogativi che lascia. Innanzitutto, cosa succederà alla Winter Music Conference senza la prossimità dell'Ultra Music Festival? E poi, come sarà Ultra Music Festival staccato dalla città di Miami? Si parla comunque del sud della Florida, quindi non è che si va dall'altra parte del mondo. Però è sicuramente un cambio epocale, che definisce anche forse la fine di un'epoca. Magari può essere semplicemente un passaggio, oppure può essere che c'è un prima e un dopo. Sicuramente c'è un prima e un dopo l'Ultra Music Festival, con quello che è riuscito a diventare in questi 20 anni, da quando è nato, ma soprattutto negli ultimi 10. E vedremo poi cosa comporterà effettivamente anche per tutto un po' il movimento EDM con tutte le varie sfumature. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.